farvi Xanax e oggi vi parlerò di un corto molto carino che trovate su YouTube. È un corto molto molto breve, però che vi consiglio di vedere perché almeno a me è piaciuto molto. Ero stata un pochino attirata dal titolo, però riempie il tuo cuore con le patatine fritte, mi è piaciuto molto. Vi lascerò qui sotto il link del corto se siete interessati a vederlo. Questo corto parla di Emma, una ragazza che viene lasciata dalla sua fidanzata dentro un negozio di patatine fritte. Emma, totalmente distrutta da questa notizia, rimane lì all'interno di questo negozio per giorni interi. Rimane lì sempre nello stesso tavolo e osserva il vuoto, tanto da diventare quasi un'attrazione del luogo e addirittura un fenomeno virale su Instagram. Il corto è molto molto carino, è diretto da una regista e ha una tematica queer, come capirete. Ha anche dei risvolti un pochino bizzarri, dura circa 20 minuti ed ha dei temi secondo me anche molto delicati. Parla della tristezza, dell'avere il cuore spezzato, come molto spesso sia facile isolarsi anche circondati da molte persone. E secondo me ha anche un aspetto critico per quanto riguarda la tecnologia e i fenomeni virali. Molto spesso ridiamo, condividiamo delle cose, dei fenomeni virali, come se avessimo un muro nei confronti di quelle persone che sono all'interno di quel video e non ci facciamo troppi problemi a farci due risate, a prenderle in giro. Questo è un tema caldo, quindi molto spesso l'ho visto trattare all'interno dei film o dei cortometraggi, però sinceramente molto spesso avevano un aspetto molto retorico, cosa che secondo me all'interno di questo corto non è stata così. Parla un po' dello schermo che c'è, soprattutto di come le persone non è che grazie al telefonino siano delle brutte persone, ma molto spesso sono delle brutte persone, senza empatia, oppure che vedono la difficoltà di qualcuno come qualcosa verso cui trarre profitto. Secondo me era molto carino, quindi ve l'ho consigliato già sulla pagina community, mi avete chiesto di fare un video e quindi eccolo qui. Spero che vi piaccia questo corto. Non vi parlerò molto spesso di cortometraggi all'interno del mio canale, molto spesso ricevo messaggi in cui mi si chiede di dare un parere sul cortometraggio di una persona. Vi ringrazio per voler avere il mio parere, però onestamente non ne ho il tempo, ecco. Spero vi sia piaciuto questo video, spero vi piaccia il cortometraggio. Nel caso, se avete qualcosa da suggerirmi, suggerite pure qui sotto il titolo, che può essere un ottimo consiglio a me oppure a tutte le persone che staranno vedendo questo video. Quindi grazie in anticipo per collaborare, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!